Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video post partita per il Napoli. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, condividete, lasciate tanti vi piace e soprattutto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati. In descrizione sta tutto burdello, quindi basta andare e seguire tutte le indicazioni che stanno scritte lì. Detto questo, non si gode tantissimo perché è solo una partita, però questo Napoli probabilmente ci farà divertire. È vero che abbiamo affrontato una neopromossa, però è anche vero che questa partita è stata abbastanza in salita. È stata in salita anche perché ero preoccupato di una cosa, che in live non ne ho parlato, che poi apro una parentesi, ringrazio a tutti coloro che erano in live. Abbiamo raggiunto addirittura 78 spettatori, probabilmente uno dei primi record. Il primo record è stato 100, mi ricordo. Comunque vi ringrazio tanto per il grande affetto. Evidentemente l'investimento sta pagando e vi ringrazio assolutamente. Ringrazio soprattutto per aver raggiunto i 3700 iscritti. Grazie veramente di cuore. Proverò a essere più continuo nelle live e grazie. Comunque io ero preoccupato di una cosa. Vedere lo spettro dell'anno scorso, o meglio degli anni scorsi, perché quando il Napoli creava tanto e non riusciva a segnare, subiva un'espulsione, sbagliava un rigore, negli anni passati il Napoli andava in crisi, sbagliava tanto, si innervosiva talmente tanto che faceva falli da no comment, ok, falli stupidi. E stasera non ho visto questo Napoli, quindi qua probabilmente possiamo iniziare a vedere la prima mano di Spalletti. Prima mano di Spalletti che abbiamo visto prima dell'espulsione di Osimhen, perché ho visto un buon Napoli, un Napoli ancora agli inizi, quindi per vedere il Napoli spallettiano dobbiamo aspettare alcuni mesi, ok? Per integrare i nuovi schemi, per far integrare i nuovi giocatori, ovvero quelli là che sono tornati da prestito, eccetera eccetera eccetera. Però prima dell'espulsione ho visto un Napoli ordinato, più ordinato rispetto ai Napoli passati di Ancelotti e di Gattuso, un Napoli che pressava in maniera intelligente. Difatti, grazie a un pressing asfissiante, Osimhen ha rubato almeno 3 palloni costringendo il portiere a sbagliare, quindi bravissimo Osimhen in queste frangenti, meno bravo sull'espulsione. Adesso parliamo subito dell'espulsione, ci leviamo il dente subito. Per me non c'era l'espulsione, perché se tu espelli un giocatore perché ha reagito dopo che l'avversario lo marcava e lui l'ha preso per il collo, ci ha dato una graffiata, non ho capito bene, domani lo vedrò con calma, e non puoi dare espulsione diretta addirittura, cioè è una reazione, ok, è giallo, poi vabbè è intervenuto il VAR, va bene, facciamo intervenire il VAR, che poi il VAR, non ho capito, quest'anno hanno cambiato il regolamento, va là a capire, il regolamento cambiano come le mutande. Va bene, però l'espulsione potrebbe essere stata frutto di una frase fuori luogo. Cioè se Osimhen all'arbitro gli avesse detto: sono un figlio di puttana, prima c'è un fallo su di me. Perché prima del calcio d'angolo, che poi è scaturito l'espulsione, Osimhen è andato vicino all'arbitro a indicare la maglia, ok? Caro Osimhen, mo mi rivolgo a te. Fatemi sapere ovviamente sotto un commento se ho ragione. Questi comportamenti alla prima giornata, dopo 20 minuti, che cazzo li fa fare? Queste proteste, ok? Sono inutili, perché purtroppo se uno ti tira la maglia non è automaticamente fallo, dovrebbe esserlo, ma non lo è perché molti avversari sono furbi, ok? Fanno una minima tirata e poi subito lasciano. Ok, quindi tu caro Osimhen hai subito fallo, basta, vai avanti. Purtroppo Osimhen questi comportamenti li ha avuti pure l'anno scorso. Qua Spalletti deve essere bravo a fargli capire
che protestare non serve a un beamato cazzo. Ok? Poi domani rivedrò l'episodio, ma per me non è espulsione. Per me è un'espulsione stupida, inutile e maniera giallo. Chiusa l'argomento. Giustamente dopo l'espulsione Venezia è uscito un po' fuori. Venezia che è venuto con personalità, mi è piaciuto un po' in Venezia, devo dire la verità, bella l'uscita palla a piede con i difensori, difesa bassa, stile De Zerbi, diciamo così, però era troppo lento, era troppo timido, era un Venezia troppo infinitamente impaurito. Personalmente forse sarà stata l'emozione, forse sarà stata, che ne so, la tremarella, non lo so, ma comunque ho visto un Venezia manco troppo coraggioso dopo l'espulsione. Certo, ha fatto qualche folata, ma Meret non ha avuto praticamente, zero pericoli, zero assolutamente pericoli, tranne quel palo di Forte, che là c'è stata sembrava una parata di Meret, ma comunque ha preso il palo, ma alla fine Venezia ha fatto poco o nulla, quindi sono contento per il risultato, sono contento per i 3 punti, però calmiamoci perché i problemi ce ne sono tanti, ok? Poi, per non parlare di Osimhen, c'è anche Zielinski, l'argomento Zielinski che non mi sono ancora informato, però per come si è fermato sarà stato un problema muscolare. Comunque il Napoli, per come l'ha interpretata la gara, mi è piaciuto abbastanza, personalmente, per essere stata la prima gara con il peso degli allenamenti, del ritiro, che sono ancora freschi, diciamo così, per essere la prima gara ci sta assolutamente, personalmente. Positivi, Insigne, che nonostante ha sbagliato il rigore, ha avuto le palle di tirarlo un'altra volta a rigori, entrambi che ci sono, quindi evitiamo polemiche per cortesia, polemiche che in live, nella prima giornata già 6 espulsioni, questo è frutto, personalmente, che ci sta la scelta di far giocare, cioè di far dirigere gli arbitri di Serie C in Serie A, però non sempre. Cioè, quasi è visto in tutte queste espulsioni, sono frutto di inesperienza. Secondo me. Comunque, non ho visto gli altri episodi, ho visto solo quella del Napoli, che per me è giallo. Comunque, Zielinski non si sa niente. Migliori, ripeto, Insigne e Politano. Politano soprattutto in fase passiva di non possesso. E il peggiore per me è Fabian Ruiz, cioè ha sbagliato di tutto a centrocampo. Lobotka sulla metà. Poi vabbè, domani uscirà il pagellone, non so a che ora. Forse far uscire la reaction, non lo so. Non, forse sì, forse no, dipende. E per i subentranti, il Mas è entrato bene, ha segnato, ha fatto pure un bel gol, quindi complimenti. Lozano anche, è entrato benissimo in partita. Gaetano mi sembrava un drogato. Cioè andava alla ricerca del pallone, andava a pressare, correva, ha servito il via del gol, quindi mi è piaciuto il suo ingresso. E basta, c'è da dire più niente, sono contento, siamo tutti contenti, ma i problemi, ripeto, non devono essere assolutamente mascherati da questa vittoria. Fatemi sapere la vostra con l'espulsione, sulla prestazione, su tutto tramite commento. Forza Napoli sempre e grazie Spalletti, perché per la prima volta ho visto il Napoli spallettiano, o meglio metà Napoli spallettiano, e devo dire che ci sta assolutamente. Ciao a tutti.